Per un minuto di storia con Mario, oggi parliamo del congresso di Vienna che si chiuse il 9 giugno del 1815, ridisegnando la mappa d'Europa dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte. Il grande protagonista fu il cancelliere austriaco Metternich, che ridisegnò un'Europa che vide espandersi la Russia in particolare, che inglobò la Finlandia e anche parte della Polonia. E questo fa capire alcune cose anche degli equilibri dei giorni nostri. Il congresso di Vienna venne poi messo in crisi in realtà nell'Ottocento dalle grandi spinte all'autonomia nazionale di molti paesi, tra i quali peraltro anche l'Italia, che partì con le guerre di indipendenza per poi approdare all'epopea risorgimentale che si concluse nel 1861 con l'unità.